motivo, vero carro per un motivo. Per portarli... i carri americani. Esatto. No, scusa, ho sbagliato, sono in italiano. Aspetta. Eccoci, ci abbiamo messo un po' a tornare, ma perché volevamo portarvi più navi, infatti ne abbiamo sbloccate tante, ma poi Massi, cosa stiamo aspettando noi? I carri italiani, noi che non ci sono. I carri italiani, no, in realtà i reggiane. No, io però ho un aereo italiano, il G50. Massi, sai perché siamo in due con le navi tedesche? Lo vuoi sapere? Perché tanto io dopo compro un premium e mi sblocco tutte le navi inglesi e russe. Ma non lo compri, te lo regala. Te lo regala. La Gaijin. Forza amici, informazione, la nostra piccola flotta non deve subì, perdere. Subì. Dov'è Max? Max, giungi. Qui. Dov'è? Ragazzi, ma dove siete? Io non vedo nessuno. E io sono qua alla tua destra. Anch'io vedo nessuno. Siamo in tre, no? Sta laggando il server come la merda, ragazzi. Aspettate un attimo. Ma è bello, a noi piace così. Max! Oh, come simpatico questo qui che spara a me. Ma sì. E Carri, guarda che bello il dragamine successivo. Guarda com'è bello. Sì, con mi venire addosso però. No, ti volevo toccare. Mi venire addosso. Ah, sì, guarda, l'hai vista la toccata. Hai visto la toccata, bellissima. Ah, ma sì, mi è comparso davanti. Non l'avevo vista. Davvero, dobbiamo stare distanti perché se qua arrivano le bombardate con le vere, noi veniamo tutti a picco. Attento ai siluri! Indietro tutta! Motore indietro tutta! Ma cosa è dietro tutta? Sono lontanissimi! Ah no, non erano lontanissimi, io li vedevo lontanissimi. Fuoco! Ho visto un pertugio, carro, in mezzo alla grotta. Sono tornato! Già? No, sì, cos'è? Perché sono esploso? È morto! A caso. Sono fortissimo, ne ho ucciso uno, o no? Max, sei affondato? Non ho ben capito. Ragazzi, un successone vedo. Artiglieria navale. Ah, ne ho ucciso un altro. Ragazzi, siete finocchi o... Ma sai, qualcuno mi è venuto addosso, poi mi sono arrivati dei siluri. Allora, nessuno della nostra squadra sta andando su C, ci stanno andando loro, la perderemo. Ho un video registrato. Tu non hai le prove di quello che dici. Hashtag io sarò sempre libero. Max, io e te dirigiamoci su CB, è stata conquistata. Levro, seguici, devi aggregarti alla nostra flotta d'attacco. No, ragazzi, in queste, secondo me, proprio è fondamentale avere C quando giochiamo così con le navi basse, perché finché non avremo le corazzate, perché C sembra fatto per le corazzate, finché non le avremo è fondamentale arrivarci per prima, perché spesso rimane tu per tutta la partita, il punto più lontano. Solo che qui qualcuno non c'è andato, vero? Ho conquistato B e ucciso tre navi, stai zitto. Sì. Dove sono le prove? Ho il video. Un siluro! Gira! Oh mio Dio! Max, su C ci sono almeno tre navi, mi serve la tua forza d'attacco. Sì, ma io sono qua di fianco a te, caro. Cioè, di fianco a te, un chilometro. Ragazzi, ma... tutta la nostra divisione si sta dirigendo verso di voi. Tre piccoli moto siluranti, teoricamente quei 20 minuti li dovremmo mangiare. Gli LS in teoria li mangiamo perché sono minuscoli. Anche in pratica. Assist di nuovo. È rimasto l'ultimo. Resterò io a difendere allora sto posto bruttissimo di B. Visto che non c'è più nessuno a difesa di B. Amici, come sta andando la conquista del punto incredibile? Lo prendiamo perché ci siamo andati in 4 su C e loro ce ne hanno solo una, quindi ora glielo conquistiamo e dopo torniamo indietro verso B per assicurare... Bam! Obiettivo distrutto! Grazie! Sei OP, carre, sei OP. L'ho sempre detto. È morto. Via. Arriva una dragamine! Aiuto! Ok, allora Max, motori due terzi indietro, mi preparo a girare questo. Sì, un'altra morta per Levro. Abbiamo preso C. Levro sta difendendo. Io avrei bisogno di una mano su B, perché qua la situa... Ora abbiamo preso tutti C e in massa veniamo su B e abbiamo vinto. Ok, Levro. Stanno arrivando troppe motosiluranti e comunque mezza forza avanti, tutta forza avanti, forza. Oh no, spara. Girate questa bagnalora. Ho anche un aereo davanti, raga. Uno è morta. No, è arrivata un'altra mosso. No, ragazzi, sono accerchiato. Ho due navi sul fianco. Spara, tu spara con tutto quello che hai. Sto sparando, dai, battaglia, fuori siluri, fuori le mine, spara. Non c'è siluri. Vediamo se arrivano i proiettili. No, non arrivano e non arriveranno mai. Ma ho ucciso un'altra. Ragazzi, si sta fa dura, la nave è tutta rossa. È tutta rossa. Manco fossi un comunista.
Un altro motosilurante. Niente, ragazzi, sono finiti i colpi. E i due siluri vengono dritti dritti su di me. Tranquillo. Forse lo evito, forse lo evito, non lo evito. L'hai evitato benissimo. Quanto ci avete messo a tornare? Ho ucciso 6 navi, sono troppo forte. Vi Beh, prego. Noi siamo dovuti arrivare anche su Cipro. E tu, scusami, ci avete delle moto silurate, fanno i 40. Fanno gli 80 e comunque è lontanissimo. Sì, però ci è lontano. Come fanno gli 80? Secondo me io sto facendo i 106 con questa barchetta qua. Com'è possibile? Ma sono affondato! Ma hanno attirato i siluri! Ho finito i colpi. E il bombardiere ci ha preso. Botta. Potere italico. Ti potremmo spiegare anche un attimo come funziona. Cioè, se gli aerei, dai care, sei tu quello bravo. È praticamente tu selezioni il tuo preset di navi, ma se per quella nazione è disponibile anche degli aerei, puoi scegliere fra caccia e bombardieri quali inserire nel tuo preset per poi utilizzarli in gioco. Se no, comunque ti vengono assegnati casualmente. Ho due siluri. Ah, ma un altro MC-200 serie 3. Ragazzi, ci vuole forza aerea, Dove sei, car, che mi hanno trittato con... Sono a cercare di non farmi uccidere con l'aereo. Allora, C è libero, B è contestato. Venite questa su B, cosa venite non su va B. Bene. Venite su B. Ma c'è solo un motosilurante, Prova a bombardarlo. Cerco di fare l'attacco con le mie potenti calibro 50 sulle navi nemiche. Ok, B è libera, riprendiamola. Sei ottimo, Massimo. Il pirata dei cieli. Appena avrò possibilità di sganciare altre bombe, amici, lo farò molto volentieri. Ma se mi stanno sparando. Ho abbattuto un altro aereo nemico. Sono fortissimo. Bravo, caro, continuo fortissimo, così. Ma del resto con l'autarchico aereo. Aereo italico. Mi servirebbe una copertura aerea. Abbiamo. Sì, arrivo. Abbiamo eliminato. Anch'io vengo su B. Abbiamo eliminato la nave dietro. Niente, ragazzi, mi ha tritato questo. Io gli ho sparato tutti i miei. E non sono arrivato in tempo. Mi spiace, coccolito. Mi sparano un botto. Ah no, mi hanno abbattuto. No, troppo fuoco antiaereo, Ritirarsi. Ma sì, hai un'altra nave. No, niente. Non hai più niente? Ho finito in gloria. No. Levro, ti vengo incontro. Levro, ti prego, mi serve aiuto. Sì, ma non so se arrivi. Un giù 87. Giù, car. Sì, ma car, dietro c'hai un HE100 che gli sta sparando. Sì, esatto, è un HE. E si è staccato. Ok, si è disimpegnato, vai, uccidilo. C'è un I-16 che però arriva. Vado sul motosilurante io, carre. Bene, vai, abbattuto. Carre. Abbattuto. Non si scherza con la Regia Aeronautica. L'I-16, coglione L'I-16. L'I-16. Il punto è che se noi non abbiamo navi, come li conquistiamo i punti? Non li conquistiamo, Massimo, vinciamo. Abbiamo due navi, hai non un aereo tre in navi. Ho finito i colpi, carre. Mi sparano un botto, c'è L'I-16 che mi spara. Abbattetelo! Ci ho provato. Ho finito i colpi. È stato affondato. Mi dirigo verso il 12-7Z. No, ma va bene, abbiamo vinto. Colpo critico, uno dei motori a fuoco, quel bagaglio. Vacca boia. Ma hanno abbattuto. L'S-38B mi ha distrutto, disintegrato. Mamma mia, guardate che aereo che ho. Morto, il 2 è andato. Quello davanti è il nostro. L'HK. Distrutto buono, dal andato. Suo. Vai, la nave. Cazzo, però A lo prendono loro. B lo sta prendendo Carre. Sì, ma adesso vado con Carre. Carre, hai preso B? Certo che ho preso B. Sono un pirata del resto. E allora vieni su A. Sono morto. No, mamma mia, abbiamo vinto proprio nell'ultimo. Mamma mia, squadra migliore, top partita. Sono quinto, ho ucciso 7 navi. Ho difeso B. No, affondato. Cerchiamo di utilizzare termini tecnici, per cortesia. Sai dove l'ho ucciso, Carre? Per favore. Tutte a poppa. La prua, la poppa. Ecco, bravo. L'albero di mezzana. Signori, primo video delle navi, un trionfo. Purtroppo mancano le due marine migliori importanti della storia. Sì, quindi quella italiana e quella inglese, quella che non si può usare se non paghi, e soprattutto quella italiana. E quindi aspettiamo gli aerei italiani, aspettiamo i carri italiani, aspettiamo tantissima roba che non ci è ancora stata data. Ma a parte questo, ci sono gli elicotteri, Massi. Io voglio i sottomarini, però. E con questa notizia e avremo i nostri robot. Con questa notizia bomba noi chiudiamo. Ciao.